Allora, intanto vi faccio vedere questa fotografia che è estremamente interessante, ricavata da una rivista, e dove si vede chiaramente, in questa rivista ci sono degli articoli piuttosto interessanti. Siamo alla Il Primato Nazionale. C'è questo articolo abbastanza interessante che ci fa vedere come Mortadella e Barroso siano stati tra i veri grandi responsabili della temperie dell'Unione Europea. Per quanto riguarda Mortadella, c'è un libro molto... Anche lui è stato allevato ad hoc, sì, ricordiamoci sempre che appena laureato è andato a fare uno stage di un anno e mezzo, quasi due anni, a Oxford, non chissà dove, è una università sconosciuta, dove si allevano dei personaggi particolari, quelli che servono al regime finanziario mondiale. Faceva parte di una nota famiglia catto-comunista, strettamente legata con gli ambienti universitari. Ricordiamoci sempre Franco, il fratello, no? Che ha mani in pasta in molte storie, appalti più o meno chiari, di docenza varia. Ci sono cinque fratelli e vedi caso tutti e cinque docenti. Docenti decenti. Indecenti. Sì, e quindi indecenti e decenti. Docenti. Che tutti legati... Perché... Quando? No, questo forse l'ho già detto. Io mi ricordo, attorno all'83, 82, o forse 84, adesso non mi ricordo bene esattamente, lui arrivò al punto di avere una trasmissione televisiva che andava in onda attorno alle 10 di sera, dove lui educeva i cittadini italiani ai segreti dell'economia in generale. Sì, è proprio lui. Sì. E io quando ho assistito, era una collana di lezioni che è durata qualche mese, e io mi ricordo che mi domandavo sempre, dicevo, come cazzo è che io non capisco? Mi domandavo, non riesco a capire. Ma non capisce nemmeno lui. Ma no, ma non potevo capire, perché appunto non capendo niente lui, semplicemente descriveva dei fatti che non conosceva e quindi non poteva dare gli input giusti per poter poi trasmetterli a qualcuno di altro. Ecco, questo per dire la sua capacità, meraviglio che abbia insegnato a degli studenti non gli abbiano fatto quello che facevamo solitamente noi ai professori, come minimo incravattavamo, come minimo. Allora, l'Università di Bologna bisogna conoscerla nei suoi dettagli, è un'università di poteri, è sempre stata un'università di poteri, anche quando all'Università di Bologna c'erano personaggi del calibro di Carducci o di Pascoli, i quali erano tutti e due massoni, quindi nella Università di Bologna. O diventi massone o vieni estradato. No, non è proprio così. Nell'Università di Bologna e nelle società editrici ad essa collegate, come ad esempio il Mulino, queste cose bisogna conoscere. Se uno non conosce queste cose, non conosce i clan, non conosce... I rapporti di interdipendenza di forza. Allora, cosa succede nell'Università di Bologna? Nell'Università di Bologna avviene questa sintesi tra il pensiero cattolico di sinistra, che noi chiamiamo catto comunista, perché dentro ci sono componenti marxistiche molto forti, con un potere massonico. Perché l'Università di Bologna mi sono sempre domandato, ma in che cosa eccelleva? Eccelso l'Università di Bologna, io non l'università, so un caso. No, momento, l'Università di Bologna si è fatta un nome nel momento aureo di fine 800, inizio 900, dove a Bologna c'erano Carducci e poi Pascoli, che ha sostituito Carducci. Sì, ma nei secoli precedenti? Nei secoli precedenti. Da che cosa ha acquisito lustro? Il lustro adesso, colgo l'occasione per dire un'altra cosa importante. L'Università di Bologna è stata la prima università del mondo. E io adesso vi dico di più, però, cari amici, che l'Università di Bologna
non è l'Università di Bologna, perché la prima università del mondo è stata l'Università di Ravenna. L'Università di Ravenna era un centro di studi che fu forte ai tempi aurei di Galla Placidia, ai tempi aurei di cent'anni dopo, con Teodorico, con Amalasunta, con i vari imperatori che si sono succeduti. Sì, ma non era ancora università. No, non si chiamavano università. Erano centri di studio, di ricerca, magari. Il centro studi. Galla Placidia, certamente. Vabbè, il centro studi che ebbe luogo a Ravenna fu poi trasferito a Bologna e divenne la famosa Università di Bologna, la più famosa, e assieme al Sorbona, le due università più importanti del mondo. E su questo non ci piove. Erano università importanti, sì, ma per le arti, te lo dico. Alla Sorbona le arti, la filosofia e la medicina. Ci insegnava San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino, capito? Gli stessi personaggi che insegnavano a Bologna. Oh. Non è che San Tommaso d'Aquino abbia fatto solo un insegnamento alla Sorbona, capito? Si dice che San Tommaso d'Aquino aveva delle lezioni, non è come immaginiamo oggi. Poi le università di oggi. A proposito, una cosa importante. Ci hanno contattato ieri per fare delle lezioni agli studenti delle scuole superiori gratuite. Io sono sempre pronto. Vabbè. Je suis prêt. Mi ha cercato una certa Renata, che è una professoressa dell'Università della 3 di Roma, che stanno organizzando questo volontariato culturale per andare a insegnare, fare lezioni gratuite, lexio mirabilis, diciamo così, va, ecco. Vedi, quello che vuoi, io non ho problemi di sorta. Se si tratta di educare, trasmettere, edurre, più che educare, dedurre e edurre, potendo anche tastare, come fanno alcuni professori, io sono sempre disponibile. Allora, ripetiamo questa cosa che è molto importante. L'importantissimo libro intitolato La Matrix Europea racconta dettagliatamente come è nata questa Unione Europea e come questi personaggi siano stati tutti voluti dalla CIA. Dettagliatamente, allora vi ripeto, il libro si chiama La Matrix Europea e tu stesso quella volta andammo assieme a sentire la presentazione del libro, ti ricordi? Sì. Ecco, dopodiché io ho detto quello che dovevo dire, perché le cose, ogni cosa ha la sua origine, ogni cosa ha diritto a una storia, perché ciascuno di noi ha una storia. Va bene, ma e poi tutto è una storia. Ciascuno di noi è una storia più o meno cosciente. E poi l'ultima cosa che volevo far vedere sempre di questa bellissima rivista, c'è una frase. Come si chiama il studio di grafia? Vediamo se lo sai. Runica. Bravo, 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 bravo. Non a caso abbiamo il vate che sa le cose, insomma. È bellissima. Allora, quella è fatta con la penna, col pennarello, certamente. Con la penna d'oca e che viene spuntata in maniera che fa il tratto fino o largo a seconda di come serve. E ci scriveva con questo. Era un artista, oh. Era un artista. Martin Lutero. Allora, c'è una frase qui che riguarda appunto, noi siamo politeisti, l'abbiamo più volte detto, anche se il nostro Dio Maximus, ecco, il nostro Dio preferenziale, quello al quale noi siamo devoti, particolarmente le nostre devoti. Preci nel momento di bisogno, quando c'è la stitichezza. No, ma il bello è che poi loro lo praticano sempre, i preti lo praticano sempre, il nostro sempre. Dio, il nostro caro Dio. Tra di loro, noi intendiamo loro, sempre, certo. Deve essere sempre una cosa intima, tra le toghe. Sotto le lenzuola, non disputandum est. Tant'è vero che, se voi avrete visto, cari amici, più di una volta su Facebook, sulle mie chiacchierate, ho consigliato che quando l'attuale Papa sta in una particolare posizione, che noi chiamiamo la posizione del missionario, tant'è vero che lui è un missionario, no? È un missionario in terra di infedeli, perché lui viene dall'empireo gesuitico, capito?
e in terra di infedeli lui ovviamente ha la posizione del missionario. Allora, più volte l'ho detto, nel caso in cui il personaggio sia nella posizione del missionario, munirsi di una verga o di un virgulto e tolta da un fascio, sempre, e avvicinandosi piano piano per le terga, alzando delicatamente, che dici, la tonaca, inserire, capito? L'attrezzo nell'organo. Esatto, capito? Che a quel punto inizia a suonare il Tedeum, capito? E adesso leggi pure. Allora, oggi abbiamo depositato una ennesima denuncia che ci mancava giustamente per completare l'opera. Perché? Perché parlando con una signora gentilissima, di cui non dico il nome per correttezza, che diciamo abbiamo opera all'interno di un'istituzione, e lei giustamente mi ha consigliato dall'interno di prendere questa nuova intraprendere questa nuova impresa, titanica impresa, perché il soggetto da colpire era non tanto la loro struttura quanto quella molto più consolidata e istituzionalizzata del ministero relativo che si occupa delle questioni, e cioè il ministero dell'interno. È lui che regola tutto. Eccolo qua, questa è la querela che abbiamo fatto stamattina un'oretta fa. Fai vedere dietro le nostre rivierite firme. Beh, sono qua davanti e anche dietro. E allora che succede? Le firme noi le mettiamo sempre davanti e dietro. Se qualcuno, e soprattutto qualcuna, non ha capito bene il significato, glielo spieghiamo a voce. Ecco qua, c'è l'elenco dei nostri suggeriti interlocutori in tribunale, cioè il ministro dell'interno, signor Matteo Salvini. Ma è sbagliato! Un lapis! E il capo prefetto, dottoressa Caterina Amato, il viceprefetto dottor Fabrizio Orano, il viceprefetto dottoressa Daniela Sbreccia, il viceprefetto dottor Giovanni Capuano, il viceprefetto dottor Salvatore Mottola di Amato e il viceprefetto dottoressa Ada Ferrara ed altri. Perché? Perché esiste dal 1 marzo del 1957 il DPR 357, il cosiddetto testo unico elettorale, cioè è la legge a cui fa riferimento qualunque modalità di comportamento da tenere nell'ambito delle elezioni di qualunque genere, da quelle di quartiere a quelle europee. E qui tralascio la lettura perché è troppo lungo, insomma, per andare a leggere per esteso, però insomma c'è questa legge che dicevo, poi c'è la cosiddetta, l'articolo 21 della Costituzione, che dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e poi ancora c'è la sentenza della Corte Costituzionale numero 420 del 94, che stabiliva che è necessario garantire il massimo pluralismo esterno al fine di soddisfare attraverso una varietà di voci concorrenti il diritto del cittadino all'informazione, ciò in particolare in occasione della formazione delle convinzioni e decisioni da prendere in base alle informazioni sui programmi dei vari partiti, le liste politiche e previsioni del voto elettorale e quant'altro, ma soprattutto in base a quello che stabilisce la legge, ovviamente, non a quello che stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale. E quindi l'altra legge importante, la cosiddetta legge Mammì, la legge 223 del 6 agosto 90. Bambì, che, soprannominato nel mio piccolo. Sì, perché giustamente nel lillipuziano lui si sguazzava bene. Sì. Era, il suo era leggermente più grande. Vabbè, appena. E più precisamente specificata dall'articolo 10 di sovradetta legge. Tralascio la lettura che è troppo lungo, e quindi c'è poi in definitiva la legge sulla par condicio, quella del 22 febbraio del 2000, che appunto dà tutta una serie di dettati, la numero 28 del 2000, appunto, come dicevamo,
che dice... Ma noi siamo favorevoli noi alla par condicio, li mandiamo tutti a fanculo. senza pregiudicare senza, nessuno. Senza pregiudizi, esatto. Tutti a fanculo tranquillamente, esatto. È il minimo dovuto. Esattamente. Il minimo. Quindi non lesiniamo sui affanculo, perché ecco. È il minimo dovuto. Esatto. E quindi qua ci sono tutta una serie di richiami dei vari articoli della legge del DPR 361 del 30 marzo del 57, che fra le altre cose prevede appunto in vari articoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la definizione del voto di protesta, articolandolo in una serie di diritti, doveri, modalità comportamentali e quant'altro. Quindi quello che voglio dire in estrema sintesi è che il Ministero e tutti i vari ministri del Ministero degli Interni, dell'Interno, e tutti i vari prefetti del Dipartimento relativo alle disposizioni inerenti le elezioni di qualunque genere, nel corso di questi 62 anni, giusto, 62 anni, hanno avuto tutto il tempo che volevano per poter anche, diciamo, evidenziare il fatto che non solo informare l'informazione ha un obbligo. Come abbiamo richiamato anche da queste leggi, ma anche da tantissime altre di altra natura, ma che servono, concorrono nella stessa direzione logica. E quindi se tu sai le cose, poi più cose sai, più puoi decidere. Noi, per esempio, senza nessuna vanteria, sapendo le cose, rispetto alla signora Cecilia di Voghera, poverina, che sta in cucina a lavare i piatti 24 ore al giorno e non parla con nessuno, noi abbiamo fortunatamente accesso alle informazioni e quindi abbiamo possibilità di giudizio molto più ampia della signora Cecilia, sì. Senza nessuna offesa, ma non è un merito, è perché semplicemente lo sappiamo e dovrebbero saperlo, come lo sappiamo noi, tutti i cittadini, il guaio che purtroppo non è. E allora le responsabilità del Ministero dell'Interno sono gravi, pesanti e inderogabili, e ineludibili, cioè le responsabilità, tu fai il prefetto, amico caro, tu non puoi prendere 8.000 euro al mese solo perché ti chiami prefetto e fai un cazzo dalla mattina alla sera, come qui si evidenzia, oppure fai le cose ma in favore del tuo mandante mondialista che oltre allo stipendio che ti dà lo Stato ti dà magari anche i benefit dovuti e così via, non si può fare. Allora, caro prefetto, che tu sei cosciente o incosciente, dotto o edotto o indotto, so cazzi tuoi, a noi non ce ne frega niente, tu devi fare il tuo lavoro e quando non lo fai, cioè vai per le piste, come si dice a Roma, ti magari, facciamo un culo magari. Come una cattedrale, caro signor prefetto e viceprefetto, mi dispiace, denunciaci, portaci in tribunale, così diciamo urbi e torbi, se ancora non fosse sufficiente quello che facciamo, quanto siete infami. Quanto siete incapaci, incompetenti, collusi, corrotti, mafiosi, omertosi, occultisti, in senso sì. Di occultismo occulti, reale, occultatori, occultisti, ben altre cose. Allora, insomma, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, cari amici prefetti, viceprefetti, ministro Salvini, mo so cazzi vostri, perché o mettete in onda immediatamente, non lo faranno ovviamente, non lo fanno. Quello che è l'obbligo che voi dovete tenere in base alle leggi, in onda sulle varie emittenti televisive con messaggi che possano in qualche modo essere comparabili con i messaggi fasulli che avete dato fino ad ora per la campagna elettorale, e finalmente la gente possa sapere che esiste la possibilità di fare legittimamente e senza paura di nessuna ritorsione, perché la gente che parla con noi poi mi dicono ma questi mi schedano, mi fanno un culo come una cattedrale, Eh sì, perché questi possono pure riuscire a fare anche cose del genere, non va esclusa una cosa del genere, sì. Però se tu sei un uomo, che ti schedino o non ti schedino, che ti ricattano o non ti ricattano, a noi, per esempio, ci hanno fatto di tutto nel corso degli anni, non meno ci è mancato nulla. Meno che incularci. No, ragazze, state tranquilli. Noi siamo ancora vergini. Sì, siamo ancora vergini. Dietro, dietro. Capito? Quindi, questo è il discorso. Occorre finalmente che questi masnadieri
al soldo del potere mondialista, ormai quasi non più occulto ma palese, comincino a fare il lavoro per cui sono stati incaricati e eletti, eletti in maniera, no, nominati per fare quel tipo di lavoro, sì. Eletti a quella carica, diciamo così, in maniera metaforica, ecco perché non è un'elezione, ma è un concorso per titoli a merito per cui tu diventi prefetto o viceprefetto. Hai capito, brutto stronzo? E si pretende da uno che ha vinto un concorso pubblico per titoli a meriti che sappia leggere e scrivere come minimo e che quindi possa applicare quello che dice il testo della legge, altrimenti non solo sei un coglione, sei anche un infame. Ho finito. Allora, in conclusione, tu hai parlato di globalizzazione, voglio far vedere quest'altro articolo, perché io di questo personaggio qui ho già parlato qualche tempo fa, circa un mesetto fa, ci fu un'intervista che fu fatta a questo Henri Lévy, nomen omen. Un'altra copia? Sì, sì. Dove questo personaggio è stato appunto definito il dandy della globalizzazione. Ovvero sia, spiega che cos'è un dandy. No, perché il personaggio dandy mi viene in mente sempre Lord Bramwell, certo. Che quello era uno con i coglioni. Adesso, e poi noi chiamiamo dandy delle teste di cazzo, insomma questo praticamente... Allora, era stato appunto definito questo personaggio, che è questo qui, lo faccio vedere di nuovo, eccolo qui. Lord Brummel era uno che le cose le sapeva, non era un coglione qualunque. Non solo, ma faceva... Era uno che faceva trend, trendy, un dandy che faceva trendy. E faceva portare i vestiti nuovi al maggiordomo, cazzarola. Ma io ho imparato da lui, perché fin dal 1900... Ecco qua, va, fai vedere. Fin dal 1945 io mi sono abbigliato sempre negli strazzamerica. Mai andato in un negozio di no, una... No, qualche volta, di una diecina di volte in una sessantina d'anni. Ma una settantina d'anni. Ma praticamente ho gustato il piacere di acquistare a prezzi accettabili e accessibili vestimenta magari lasciata, che dici, da qualche maggiordomo. Dismessi. Sì, capito, dismessi dal maggiordomo. Quindi Lord Bramwell mi ha sempre insegnato, ma credo, lui insegnava anche a un grande, un grandissimo, per me è uno dei più grandi scrittori, Oscar Wilde. Ma era amico suo, non a caso. Andavano a gozzovigliare dove cazzo gli pareva, assieme al maggiordomo. Anche a Parigi addirittura. A Parigi, è capito, tant'è vero che buon Oscar Wilde è morto a Parigi, certo. In una piccola bettola, perché alla fine non aveva più i soldi, e poi lo facevano anche con il principe sì, quello a chittone, pure lui. L'acchittone, principe di Galles. Sì, sì. E poi c'è anche il principe non a caso di Galles. Il vestito che porta, i vestiti che portava principe di Galles si chiama principe di Galles. Mi dici un cazzo? Io ce n'ho uno a casa che lo tengo lì come memoria. Lo devi far vedere. Dice, questo è il principe di Galles. Bellissimo, la prossima volta che vieni te lo faccio vedere. Adesso lo farai vedere ai nuovi principini che sono nati in questi giorni nella reggia, nella fantastica reggia d'Inghilterra, mostrerai questi tuoi pantaloni dicendo questo è il vero principe di Galles. No, comunque guarda, è proprio vero che l'abito fa il monaco, quando mi mettevo quel vestito, cazzo, c'erano le donne e mi correvano appresso. Sì, sì, perché gli volevano... Mettila come momento, vuoi. Momento, perché gli volevano prendere la stoffa del viso, mica perché volevano lui. Che cazzo. Allora, questo qui... Ve lo ripeto, sulla rivista Il Venerdì di Repubblica, e appunto lui è stato citato, c'era in copertina, come espressione dei radical chic. E qui c'è una cosa molto interessante che vi voglio leggere perché è veramente interessante. Poi ci sono anche dei sottotitoli di Adriano Scianca che sono veramente buoni, da Mao a Macron, tanto per dirne una. Nel maggio 1979 usciva il libro Il Testamento di Dio di Bernard Henri Lévy, il vero breviario dell'odio per le identità,
e di disprezzo per il popolo. Ma Henri Lévy non è antropologo? Non faceva l'antropologo? Beh, lui si è laureato in filosofia, culturale. No, lui si è laureato con Derrida e Althusser, che sono sempre nell'ambito nella cosca loro, sì, la cosca loro. In quell'ambito culturale lì, antropologia. Poi tra l'altro l'ex amante di una nota presentatrice televisiva cosiddetta e soprannominata Coscia Lunga, anche lui che si è dottorato con Jacques Derrida a Parigi. Non mi riesco a ricordare come cazzo si chiamava quel, diciamo, capopopolo del movimento studentesco della rivolta del maggio del 68, che è morto qualche tempo fa, poveraccio. Uno era in tedesco e uno sicuramente... No, era francese, un nome... Sì, però poteva essere un nome tedesco, sì. Ma era cosa lì, c'erano tre o quattro, tanto erano nominati, perché qua il bello... Ma che erano insediati, è diverso. Ma sì, vabbè, come Giuliano Ferrara e Mario Capanna, che non si sa chi cazzo l'ha eletti, che a un certo punto erano a capo del movimento studentesco. Sì, appunto, perché è molto facile. Quando ci sono dei movimenti di massa, i media incominciano a nominare delle persone. A pompare. Hai capito? A nominare delle persone che poi risultano per il vasto pubblico, per le democrazie democratiche o ultrademocratiche, leader, sopravvissuti. Pronto? E nati. Come era appunto questo? Pronto? Qui ad esempio Atlantisti di servizio. Lo viene messo anche qui, documento desecretato della CIA. Pronti? Pronto? Pronto? Un documento della CIA, oggi desecretato e risalente al dicembre 1985, fa luce sull'influenza intellettuale esercitata dai nuovi filosofi, le Nouveau Philosophes, in favore degli Stati Uniti. Il documento, infatti, loda il ruolo svolto dai best sellers di André Glucksmann e Bernard-Henri Lévy nel riorientare l'opinione pubblica transalpina in favore delle politiche americane. Grazie a loro, l'indice di gradimento degli USA presso i francesi passò dal 30 al 43% in soli 3 anni. 1982-1985, mentre l'ostilità nei confronti di Washington diminuì dal 51% al 27%. Questo è quello che gli amici devono conoscere. Dimmi tutto, dai. Quindi noi siamo qui, ciao, per raccontare queste cose. Sì, esatto. Contro Salvini e e 8 prefetti. Contro Salvini e 8 prefetti. Certo. Certo, esattamente per quello, l'abbiamo denunciato per quello. Guarda, adesso mettiamo online, adesso mettiamo online sia il testo della denuncia che abbiamo presentato un paio d'ore fa, e sia il video che abbiamo finito adesso, stiamo ancora facendo adesso. Ti devo lasciare appunto perché stiamo facendo il video. Poi ti mando tutto. Sì. Ok. Ciao, ci sentiamo più tardi con calma. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Allora, e con questo lo concludiamo, lo potete leggere qui. Nel libro di Bernard-Henri Lévy, Nomen Omen, è contenuta una vera dichiarazione di guerra ai popoli come organismi viventi e custodi di memorie ancestrali. Per cui, cari amici... Di memorie collettive. Beh, ancestrali, memorie ancestrali. Noi vogliamo conservare queste memorie, mi gratto i coglioni, e pensando a Bernard-Henri Lévy, vera espressione, vero sputacchio... Dei radical chic, mi gratto i coglioni. Oh, notizia di ieri.
finalmente hanno chiuso Radio Radicale, ovviamente devono metterne un'altra, però sì, il fatto che hanno chiuso Radio Radicale già ne hanno messo, hanno, dice che hanno già stanziato i soldi. No, hanno, stanotte l'hanno boicottato, non hanno rinnovato perché dovevano trovare 300 milioni, hanno detto esatto. non ve li diamo, dalla fanculo. Giustamente no, perché però una radio che fa il servizio di informazione di quello che avviene in Parlamento è necessario. Indubbiamente. E diciamolo pure. Non di quello nelle relazioni, ma di registrazione e di trasmissione in diretta. Diciamolo pure, Radio Radicale ha fatto un ottimo servizio in un deserto di informazione come è quella dell'Italia, che noi conosciamo perfettamente e che persiste. E che noi cerchiamo però in qualche modo essere, di combattere. Non deve essere monopolio di un'unica fazione politica, anche perché quella fazione politica risponde chiaramente agli amici che tu hai citato. Esattamente. E quindi, a noi interessa che risponda al popolo italiano, non ai cittadini non italiani, che si fanno pure approvare le leggi a favore loro contro i cittadini italiani. Esattamente. No? Quindi lo so. Esattamente. È chiaro. E non conosco nessun altro paese al mondo che faccia leggi contro i propri cittadini in favore di gente estranea. Esattamente. Pagheranno tutto. Sì, pagheranno. E li faremo pagare in SEC, in SIMEC, in monete complementari. No, onore lavoro. Onore lavoro, ore, ora e labora, che dicevano? Esattamente. Vuoi venire qua a mettere il cordone pure te? Ora e labora. Infatti. Se no il cordone non te lo diamo. Et in ora, mortis. Tua. Ecco. et in ora, hoc et in ora mortis. Tua. Vostro tua. Pace e bene. Sempre. So long. Sempre.